Salve amici, parliamo stamattina, ripercorriamo la storia di Angela Celentano, la bambina che sparì sul Monte Faito e che presenta dei lati di vicinanza con la storia anche di Denise Pipitone. È stata anche quella una storia che fino a questo momento ovviamente non si è risolta, molto interessante, quindi mettetevi comodo, questo sarà un video lungo. Perché dobbiamo ripercorrere la storia e vedere anche le analogie col caso di Denise. Io ho anche poi una mia teoria, penso fondata. Allora, amici miei, per coloro che non ricordassero bene, mi sono segnato alcune cose. Era il 10 agosto del 1996. Era stato organizzato un picnic dalla comunità evangelica di Vico Equense, una quarantina di persone, forse anche qualcuno in più, conoscenti, amici, ed erano andate a Monte Faito a fare questo picnic. Fra queste persone c'era Angela Celentano con il papà Catello, la mamma Maria, e c'era anche la sorella Rosanna, un po' più grande, aveva 6 anni all'epoca, e Naomi 1 anno. Bene, quella che sembrava una giornata felice, verso le ore 14 diventò un incubo. Un incubo perché quella bambina, Angela, poco più di 3 anni, che stava sempre giocando lì nei pressi, lì d'attorno, all'improvviso sparì. E non se ne è saputo più nulla. In questi lunghi anni, questi lunghi 25 anni, non se ne è saputo più nulla. Le ipotesi sono alcune, ve le dico. La prima ipotesi, abbastanza suffragata, dopo un po' di tempo questa emerse, grazie alla collaborazione con l'FBI che fu interessata, praticamente si arrivò a un personaggio del posto, diciamo della zona, che aveva una seconda casa, una seconda villetta sul Monte Faito. E da una perquisizione in questa villetta del Monte Faito si notò qualcosa di molto strano, quasi raccapricciante, perché si dice che fu trovato un altarino con varie fotografie della bambina, vari ritagli di giornale dell'epoca, e quindi fu attenzionato molto questo soggetto. Però, nonostante all'epoca fu uno scoop che sembrava il caso giunto a una svolta, questa persona, dai vari riscontri, almeno così si dice, dalle varie riscontri fatti, ricerche, alibi, eccetera, eccetera, fu totalmente scagionato. Questa pista risultò quindi abbandonata, fu escluso totalmente. Rimaneva un'altra pista importante all'epoca, fu quella che portava allo zio, a Gennaro Celentano. Sì, il fratello del papà fu indagato per concorso in rapimento ed era il 1999, quindi circa 3 anni dopo ci fu quest'altro colpo di scena, e fu indagato all'epoca Gennaro Celentano insieme ad altre 7 persone. Da dove nasceva, diciamo, l'ipotesi? Innanzitutto nasceva dal fatto che emerse che all'epoca la figlia del Gennaro Celentano aveva, il giorno prima di quel famoso 10 agosto, aveva praticamente fatto una
una previsione, aveva detto in famiglia che l'indomani Angela sarebbe scomparsa, sarebbe stata rapita sul Monte Faito. Sembra strano, vedete che alla fine questa cosa è vera che l'ha detta, e lo stesso padre Gennaro dice: no, ma quella mia figlia ha delle doti di preveggenza, di veggenza. Era una cosa un po' strana. Fu attenzionato il soggetto, perché si vide anche così che aveva problemi economici di indebitamento, almeno così si dice, così si lesse sui giornali, e quindi fu attenzionato e furono fatte anche delle intercettazioni. Insomma, praticamente emerse che persone a lui vicine e che stavano anche lì sul Monte Faito fecero pressione sui componenti del gruppo, diciamo, per non parlare, per non dire, per farsi i fatti propri e per non dire chi i componenti, chi stava lì, per non differire. Insomma, non ci fu questa collaborazione. Poi alla fine questa pista fu abbandonata perché non si trovò alcun tipo di riscontro. E devo dire la verità, anche il fratello lo difese a spada tratta, come il resto della famiglia, perché a volte, diciamo, questa combinazione della figlia che ha detto, furono date diverse versioni. Però quindi, tramontata questa ipotesi, amici, seguitemi, perché questa è una cosa molto importante, perché poi vi dirò l'ipotesi da me preferita. L'altra ipotesi fu quella di indagare su pedofili che potevano essere della zona, quindi un rapimento improvvisato. Ci fu, per dire la verità, sui giornali anche voci sul presunto rapimento di un padre naturale, perché misero in mezzo anche voci sul fatto che Angela potesse avere un padre naturale. Ovviamente tutte voci destituite di fondamento, ma che all'epoca comparvero anche sulla informazione. Ora, l'ipotesi quella là, che secondo me era ed è la chiave di svolta, che poi però non è stata prediletta, è quella venezuelana. Ora, cosa successe? In questo gruppo di oltre 40 persone c'era una coppia cosiddetta venezuelana, anche se lui era italiano, Giancarlo Cangiano, e la moglie venezuelana Dixie Perez. Queste due persone avevano vissuto in Venezuela diversi anni, lui faceva l'orafo. Lì in Venezuela, un po' di tempo prima, loro erano rientrati e raccontavano però di storie un po' turbide. Lui era indebitato, praticamente aveva subito minacce forti da parte della malavita venezuelana e anche minacce di rapimento, di rapimento proprio di componenti della famiglia, perché lì in Venezuela spesso si usa fare questi rapimenti dei familiari, chiedere il riscatto proprio ai fini di recuperare somme di denaro. È una tecnica, diciamo, anche della malavita locale. Allora, detto ciò, si fece questa ipotesi che potesse essere avvenuta una cosa del genere. Perché? Perché innanzitutto vi dico, prima di dirvi il fatto effettivamente che fa pensare, ci fu una segnalazione di un'auto quel 10 agosto con due persone a bordo sospette che girava sul Monte Faito. Ci furono più persone che videro questa macchina, una Lancia Prisma. Anche un'altra segnalazione in particolare di una persona che vide questa macchina scendere a forte velocità dal Monte Faito, una Lancia Prisma color oro metallizzato, tant'è vero che sfiorò, toccò il suo
come dire, una parte dello specchietto, diciamo, della macchina, lo toccò e andava a tutta velocità, lo guidava un uomo con un codino, quindi erano due uomini in questa macchina, quindi avevano una fretta incredibile. Come può essere questa ipotesi? Perché può essere questa ipotesi? E cosa c'entrava Angela Celentano? Può essere perché il figlio di questa coppia, il figlio di Giancarlo Cangiano e Dixie Perez, si chiama Renato Cangiano, all'epoca aveva 11 anni, aveva anche una sorellina più piccola. Cosa successe? Che Renato Cangiano, 11 anni, dopo aver giocato a pallone, prese questa palla e discese, cominciò una discesa da quella zona, fino a un parcheggio sottostante dove, un po' lontano, dove avevano parcheggiato la macchina, per riporre il pallone dentro la macchina. Ora lui riferì che con lui, appresso a lui, che andò anche Angela. Andò anche Angela, lui in un primo momento disse: ma che viene a fare, vai via, torna dietro. E la bambina andò appresso all'amichetto, insomma. A un certo punto il ragazzo, in un primo momento, questo Renato Cangiano, disse che, arrivato nei pressi della macchina, si fermò quest'altra macchina, questa macchina che ovviamente doveva essere la Lancia, con due uomini a bordo che scesero, presero, strapparono la bambina, la misero in macchina e scapparono. In verità, poi, il ragazzo, in secondo momento, ma un po' di tempo dopo, disse che questa circostanza non era vero, cioè era vera la circostanza che Angela aveva seguito fino a un certo punto, fino a quasi vicino alla macchina, che lui doveva andare a posare il pallone in macchina e poi lui non l'aveva vista più, e quindi ha ritrattato in secondo momento il fatto della macchina che si era fermata e che ha preso Angela Celentano. Noi non sapremo mai se la prima versione è vera o meno. Io non capisco perché non fu creduto all'epoca la prima versione, tanto più che un ragazzino di 11 anni, non so perché si sarebbe dovuto inventare questa cosa. E la mia riflessione qual è? La mia riflessione forte qual è? Che se questi rapitori venezuelani volevano far pagare cara ai coniugi venezuelani Giancarlo Cangiano e Dixie Perez, rapendo un figlio, essi, vedendo Angela Celentano insieme a Renato Cangiano, l'altro bambino, pensarono sicuramente che fosse la sorella più piccola, quindi la confusero con la sorella più piccola, a mio avviso, e quindi la presero, anche perché poi se voi vedete anche le foto dell'epoca, ha dei tratti un po' sudamericani, la bambina aveva questi tratti un po' sudamericani, e la presero e la portarono via. Questa è la mia ipotesi, che non lo so se fu sbagliata all'epoca, perché vedete, altrimenti non aveva senso che prendevano una bambina a casa. Avevano giurato vendetta, secondo me c'era qualcosa di poco chiaro nei confronti di questi due coniugi. Loro stessi avevano riferito di gravissime minacce prima che essi ritornassero dal Venezuela, e se effettivamente è così, può esserci stato uno scambio di persone, cioè quella bambina, Angela Celentano, vicino a Renato Cangiano, fu scambiata per la sorella piccola e fu rapita. Poi non lo so, poi giustamente, poi tutto il resto. Questa ipotesi purtroppo, diciamo, non ha trovato riscontro, sia per la ritrattazione poi del bambino su questa cosa qui, e sia perché poi le indagini scattarono un po' con ritardo, nel senso che
che pure gli aeroporti, le strade di grande comunicazione non furono chiuse immediatamente e quindi non si è saputo più niente di questa cosa qui. Ma questa cosa qui veramente è importante, secondo me. Poi ci sta la telenovela della pista messicana di Celeste Ruiz, ma questo penso lo sapete tutti quanti, che per tanto tempo questa Celeste Ruiz contatta dicendo di essere la figlia e poi si scopre alla fine di tutto, dopo che i poveri genitori vanno in Messico, si scopre che è un mitomane che praticamente ha rapito il profilo di una persona e quindi ha finto di essere Angela Celentano e ha fatto illudere per tanto tempo. Questa Celeste Ruiz ha fatto illudere per tanto tempo che potesse essere una pista buona. Poi centinaia e centinaia di avvistamenti, quindi e poi il caso praticamente dopo questa pista messicana il caso è praticamente freddo, chiuso, perché non c'è qualcosa di nuovo. Io l'unica cosa che potrei sapere da questo che ormai è un uomo, questo Renato, effettivamente dopo tanti anni, se effettivamente sente di dire che la prima versione era quella vera o meno. È una grande versione, come pure quell'altra ipotesi di questa villa con questa altarina, con tutte queste foto, ritagli di giornale. Queste sono le ipotesi prevalenti. Ed ecco che si ha questo caso ancora irrisolto. Ancora una bambina. Però Angela Celentano non si è trovata più, perché poi si è come dire, navigata nel buio. Non c'è una pista, diversamente dal caso di Denise, perché nel caso di Denise noi abbiamo i riscontri. Abbiamo centinaia di riscontri, abbiamo, signori miei, centinaia e migliaia di intercettazioni, di telefonate, il momento è grandissimo, abbiamo quei 4-5 personaggi che girano sempre intorno, né da lì non si schiodano, è possibile mai che ancora bisogna aspettare per avere una svolta. Ancora bisogna aspettare per avere una svolta nel caso di Denise. Il caso di Angela Celentano ve l'ho spiegato, sostanzialmente è questo che vi ho riferito e mi dispiace, anche in questo caso qui le speranze che sia in vita sono minime, però bisogna guardare vicino, ecco, tutto scaturisce da quel gruppo evangelico che stava lì e quindi da questa coppia che veniva da Venezuela. Secondo me lì sanno qualcosa, c'è stato o una vendetta o un rapimento sempre di queste persone che scappavano, che erano sicuramente stranieri, che magari avevano rapito anche per una forma di adozione illegale, di commercio illegale, di adozione illegale di bambini. Non c'è stato niente, non c'è stato nessun riscontro, purtroppo. Il tempo è passato, non ci si è potuto appigliare a niente. Il caso, purtroppo, sembra chiuso. Questo è, per il momento, tutto. Scusate se mi sono dilungato e grazie sempre che mi seguite. Condividete perché è una grande testimonianza questa, è una grande testimonianza e va dato atto. Ciao a tutti, alla prossima.